Chi è alla ricerca del bello ama le cose esclusive. 1618 Golden Hair Parrucchieri, centro di riferimento che saprà risaltare la tua unicità. Ci trovi in via Cesare Battisti 18, Soverato Catanzaro. Telefono 0967 62 0402. Crio è amore per la moda. Una boutique che unisce esclusività dei capi e ricercatezza dello stile in un ambiente accogliente e cordiale. Veste con eleganza la femminilità di ogni cliente e soddisfa tutti i gusti di stile e di moda. Crio, all is happening in fashion. Crio Boutique, centro commerciale Le Fornaci, Viale Magna Grecia, Marina di Catanzaro. Un cordiale saluto ai telespettatori di LACC TV e benvenuti ad un nuovo appuntamento con LACC Salute. Come avete appena visto, oggi parleremo di obesità e chirurgia e lo faremo insieme a due validi specialisti che sono con noi. Saluto subito Carlo Chiodo, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia bariatrica dell'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza. Benvenuto, dottore. Grazie. Grazie a lei della sua presenza e saluto anche il dottor Ninni Urso, responsabile dell'unità operativa di chirurgia bariatrica, benvenuto anche a lei. Grazie. Grazie della vostra presenza. Oggi parliamo appunto di chirurgia bariatrica, ma prima di arrivare alla chirurgia bisogna naturalmente soffermarsi su quello che è uno dei problemi sociosanitari più critici, ovvero l'obesità. E allora, dottore Chiodo, è un problema in crescita non solo tra gli adulti ma anche tra i ragazzi, anche in Calabria. È uno dei problemi principali che affrontiamo, diciamo, quotidianamente. La richiesta di salute che ci viene dai nostri concittadini, dai nostri corregionali, perché purtroppo fra i tanti privilegi, tra virgolette, abbiamo quello di avere il più alto numero percentuale di obesi fra le regioni italiane e soprattutto per quanto riguarda l'obesità infantile. È un problema relativamente importante sia per ciò che riguarda il vivere quotidiano di queste persone, ma soprattutto per quello che poi comporta a distanza di anni l'essere sovrappeso per molti anni, che incide poi sull'arrivo di nuovi problemi di salute che riguardano altre sfere. Ecco, li vedremo tra poco. Intanto spieghiamo anche bene in che cosa consiste, dottore, la chirurgia bariatrica, perché è quella chirurgia che permette di migliorare lo stile di vita dei pazienti obesi. Si può anche definire la chirurgia dell'obesità. Certo, la chirurgia ha preso il sopravvento da quasi 10 anni nel problema obesità e nella sua soluzione. È chiaro che non tutti i pazienti vengono indirizzati direttamente alla chirurgia, è necessario un percorso che definisca esattamente le indicazioni e se il paziente può giovarsi dell'intervento chirurgico. E l'intervento chirurgico rappresenta un punto di partenza e di arrivo nello stesso tempo. È un punto di partenza per una nuova vita, questo è l'aggettivo che usano di più i nostri pazienti, perché sono pazienti che hanno sofferto, pazienti che hanno provato terapie dietologiche, nutrizionali più di una volta e quindi esistono delle indicazioni particolari per cui i pazienti poi si rivolgono al team multidisciplinare, perché è necessario per questo un team multidisciplinare che preveda non solo la presenza di noi chirurghi, ma anche degli endocrinologi, dei nutrizionisti, degli psicologi, degli anestesisti, dei gastroenterologi. Quindi il problema obesità è stato visto ed è stato fissato a livello mondiale con delle linee guida precise che devono essere uguali non solo in Italia ma in tutto il mondo. Deve essere sottoposto al discernimento di tutti i suoi vari aspetti. Allora, vediamo insieme i numeri anche, li accennavamo poc'anzi, i numeri dell'obesità che appunto riguardano questo fenomeno. Abbiamo 5 milioni di obesi in Italia, 17 milioni di persone in sovrappeso
Ecco, il dato che preoccupa di più probabilmente 50.000 decessi per obesità, perché, dottore Chiodo, è anche un motivo di insomma, morte l'obesità, lo possiamo dire tranquillamente. Un motivo di preoccupazione, quello che dicevo prima. Il periodo di obesità che uno vive porta sicuramente poi al sopravvenire di una serie di problemi. Le complicanze sono tante? Cioè. Complicanze sono, diciamo, le più frequenti, quelle metaboliche, che sono legate per esempio alla comparsa di diabete, patologie cardiovascolari. Ecco, vediamo, le chiedo scusa, anche abbiamo una grafica anche che ci aiuta in questo, che ci dà un quadro, ecco, e poi vediamole singolarmente. Complicanze metaboliche, stavo appunto dicendo, meccaniche, psicosociali e altre. Quindi partiamo da certo, questo. Certo, quindi le metaboliche, diciamo, fondamentalmente la maggior parte dei nostri pazienti obesi arriva con una storia di diabete da tanti anni, molto spesso resistente anche a terapie insuliniche piuttosto corpose, e che vivono, diciamo, questa situazione qua come una situazione realmente da ultima spiaggia. La chirurgia dell'obesità, peraltro, grazie agli studi fatti da un nostro concittadino, il professor Rubino, che è praticamente nostro mentore e, diciamo, la persona che ci segue sempre e col quale abbiamo condiviso una serie anche di attività scientifiche, è stato verificato che gli interventi di chirurgia bariatrica, alcuni in particolare, determinano una scomparsa praticamente poi del diabete nel prosieguo della vita di queste persone. Non ci sono ancora delle evidenze scientifiche di collegamento fra le due cose, però, diciamo, c'è questo fatto evidente che praticamente abbiamo riscontrato in tutti i nostri pazienti trattati. Ecco, i pazienti trattati che però non tutti possono sottoporsi, dottore Urso, alla chirurgia bariatrica. Ecco, quali sono i soggetti a questo punto elegibili e quali non, anche in base alle linee guida, insomma, che dovete rispettare? Sì, soggetti elegibili sono i pazienti che hanno, come dicevo prima, intrapreso già una terapia medica alternativa, nutrizionale, praticamente le diete, la terapia farmacologica con dei nuovi farmaci che sono anoressizzanti. Il fallimento di questo induce i pazienti a rivolgersi al chirurgo, che a quel punto fa un calcolo matematico che determina il cosiddetto BMI, l'indice di massa corporea, che mette in relazione il peso con l'altezza, perché è fondamentale l'altezza, perché i chili non dicono niente se non rapportati con quanto un individuo è alto, e poi c'è un valore di 35-40 che rappresenta il cutoff sopra il quale è consentita e indicata l'intervento chirurgico. È chiaro che, come diceva il dottor Chiodo, l'associazione di queste comorbilità, cioè queste patologie che accompagnano l'obesità, le principali sono diabete e ipertensione, determinano una riduzione, diciamo, del BMI consentito per poter essere indirizzati alla chirurgia. E allora, noi stiamo parlando del problema in maniera astratta, ovviamente, ma ci piace solitamente nelle puntate di La C ascoltare anche la voce di chi il problema lo ha vissuto sulla propria pelle. Anche in questo caso noi abbiamo raccolto la testimonianza di un vostro paziente, oltretutto. Noi lo ringraziamo perché non è sempre facile neanche raccontarsi, esporsi. Quindi il signore che stiamo per ascoltare è il signor Marco Intrieri, che ringraziamo naturalmente per aver voluto raccontare la sua esperienza, che ci racconta il prima, il dopo dell'intervento bariatrico, ci racconta anche i motivi che lo hanno spinto nel momento in cui è diventata una persona obesa ad alimentarsi anche in maniera sbagliata. Lo ha intervistato per noi il collega Salvatore Bruno, che ringrazio, quindi sentiamo la testimonianza del signor Marco Intrieri e poi naturalmente la commenteremo con i nostri ospiti. Partiamo dalla sua vita prima dell'intervento. Qual era la sua condizione fisica? Allora, io ero un grande obeso, si dice così di quelli che superano 40 punti di indice di massa corporea. Io arrivavo a 59, il che vuol dire che su 1,85 m pesavo 190 kg. Avevo ormai difficoltà a fare qualsiasi cosa, a muovermi, a alzarmi dal letto, a lavarmi, a camminare, a giocare con mio figlio, a mettermi per terra seduto, a alzarmi dal divano. Poi stavo male, cioè avevo
tutta una serie di patologie, di problemi legati a questa grande obesità, vale a dire ipertensione, vale a dire diabete, vale a dire valori ematici tutti sballati, non genera una dritta. E allora è stata un po' la verità, la paura di morire, che mi ha fatto avvicinare all'intervento bariatrico, perché io non lo volevo fare. Dicevo sempre, chiunque mi conosceva, non mi interessa, tanto sono grasso, che mi interessa, sto così. Quando poi mi sono avvicinato, per curiosità più che altro, spinto un po' dai consigli della mia famiglia, di amici, mi dicevo, vacci a parlare, tanto che ti costa. Sono andato e il dottore Urso, il dottore Chiodo, insieme alla dottoressa Curti, mi hanno messo davanti alla realtà. Mi hanno detto che non ce l'avrei fatta, a superare forse un altro paio d'anni. E niente, a quel punto la decisione è stata veloce. Nel mese di giugno dell'anno scorso la dottoressa Curti, che è la nutrizionista dell'ospedale, mi ha dato una dieta molto intensa, che io ho seguito senza sgarrare, e da lì sono arrivato all'intervento nel mese di ottobre, il 6 ottobre per la precisione, 30 kg di meno. Quindi da 190 sono arrivato a 160, sono stato operato a 160 kg e oggi sono a 112, quindi praticamente ho perso 78 kg, quasi 80. La cosa che mi ha fatto più male di tutto l'intervento è stato togliere i punti alla fine. Prima dell'intervento per quale motivo era ingrassato così tanto? Ma in realtà si comincia mangiando, perché nel cibo ci si rifugia in qualche modo. È un modo per, non lo so, alienare la noia, le difficoltà della vita, i problemi. Mangiare significa, non lo so, mettersi davanti un barattolo di Nutella e finirlo in una mattinata. Significa mangiare due pizze una dopo l'altra, significa mangiare mezzo chilo di pasta. Questo significa mangiare. Ora ho le mie porzioni, manco le finisco. La mattina faccio colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate e sono sazio. È facile ricaderci, perché lo stomaco si restringe nei primi mesi, ma piano piano si riallarga. Allora deve essere soltanto uno stimolo, uno sprone per capire che bisogna affrontare la vita in maniera diversa. Conosco persone che, pure operate da poco, magari cominciano di nuovo a fare l'assaggino della cioccolata piuttosto che del gelatino. È più facile mangiare roba dolce che roba normale, perché quella scende di più. Ecco, detta, non l'ho detta tecnicamente, ma spero di essermi spiegato. Le dico che io 6 mesi fa le avrei chiesto di fare un'intervista seduto. Adesso non mi si pone il problema. Significa che mio figlio mi chiede di aggiustargli la pista delle macchinine. Mi butto sul tappeto e lo faccio. Prima dovevo chiederlo a mia moglie. Significa prendere le buste della spesa e prenderne 4. Mentre prima dovevo pigliare 4 buste e fare 4 viaggi. Nel quotidiano che si vede la differenza. Adesso ho una vita normale, per questo dicevo sto bene. Perché ho una vita normale, avevo sempre mal di schiena, stavo sempre buttato su un divano, dal divano mi dovevo alzare e mettermi su una sedia, non ce la facevo a stare nella vita quotidiana, nella società, mi chiedevano gli amici di fare una passeggiata e non ci potevo andare. Prima avevo anche un po' di, diciamolo senza mezzi termini, un po' di imbarazzo, perché uscire come da grande obeso, da sentirsi additati da tutti, come guarda là quello come si è ridotto, soprattutto perché chi mi ha conosciuto da ragazzo, io non sono mai stato obeso, lo sono diventato dopo i 25 anni. Cosa si sente di consigliare a chi ha il suo stesso problema? Si dimagrisce partendo dalla testa, non è la dieta, non è l'operazione, non è l'attività fisica, è la decisione. Si dimagrisce decidendo di voler dimagrire. La sola operazione aiuta i primi 5-6 mesi, dopodiché si ricomincia a ingrassare. E ringraziamo il signor Marco Intrieri che con la sua testimonianza ci ha offerto anche diversi spunti. Allora, dottore Urso, viene fuori anche dalle parole del vostro paziente quello che dicevamo prima, insomma, la grande fragilità anche emotiva che vivono questi grandi obesi, la paura anche dell'approccio con l'intervento di chirurgia bariatrica, ma anche una nuova rinascita, insomma, ecco, è tornato a vivere anche nei piccoli gesti quotidiani che prima sembravano impossibili, ora riesce. Ma non termina tutto dopo l'intervento, perché, come ci diceva anche il signor Intrieri, c'è bisogno di essere seguiti e comunque poi di
prendere anche nella propria testa delle decisioni e da lì proseguire nel percorso. Certo, la paura del percorso pre-intervento fa il paio con la felicità del dopo intervento. Marco lo ha detto in maniera chiara, perché poi l'esperienza in prima persona è meglio delle parole mie e del dottore Chiodo, sicuramente sono meglio nel convincere le persone che magari sono nella stessa situazione di Marco a rivolgersi con tranquillità per una cosa che sembra una montagna alta da scalare, che è il percorso per l'intervento, ma che poi diventa veramente un punto fermo da cui rinizia una nuova vita. È chiaro che noi stressiamo molto il concetto di un'abitudine alimentare costante nel dopo intervento. Va anche detto dal punto di vista medico-chirurgico che gli interventi che noi proponiamo, cioè quelli che si propongono poi in tutto il mondo, che sono la sleeve gastrectomy e il bypass, sono gli interventi più usati, sono interventi definitivi se si è bravi nel seguire un regime alimentare, che non è una dieta stretta e ferrea, sono solamente delle piccole accortezze. Come noi diciamo, noi siamo una macchina perfetta, il nostro corpo, lo stomaco non è altro che come un maglione, se tu lo tiri da una parte e dall'altra prima o poi si dilabbra, certo. Detto in maniera volgare, lo stomaco è la stessa cosa, se uno eccede nella porzione o nel contenuto che naturalmente dopo l'intervento può contenere il neostomaco, è chiaro che poi a lungo andare, ma parliamo di un recupero di peso a 10 anni che rappresenta il 4-5%, non è che, e di questo 4-5% molti possono risentire di una buona abitudine alimentare e cercare di abbassare questa percentuale. Allora, dottore Chiodo, l'iter bariatrico qual è? Ce lo spieghi un po'. Allora, noi abbiamo uno dei primi in Calabria ad aver creato un percorso diagnostico terapeutico per favorire l'approccio delle persone, dei pazienti alla nostra attività. Il percorso prevede un ingresso, diciamo, in ospedale attraverso due possibilità: la visita direttamente con il nostro ambulatorio chirurgico, che approfitto il martedì, ogni martedì feriale dalle 9 alle 11.30, oppure attraverso, diciamo, gli ambulatori internistici. Dopodiché diciamo, un primo screening viene fatto a livello endocrinologico, perché si distinguono in obesità che hanno suscettibilità di trattamenti medici, di problemi ormonali che possono essere corretti. E poi praticamente tutti gli altri vengono avviati eventualmente al percorso per la chirurgia, con i limiti che diceva prima il dottore Urso, in funzione dell'indice di massa corporea. In un breve periodo vengono effettuate delle valutazioni da gastroenterologo, che segue una gastroscopia e una valutazione sua personale, poi l'aspetto nutrizionale che viene curato dalla nostra dottoressa Curti. Viene valutate quelle che sono le motivazioni e la possibilità, ecco, di essere poi diciamo, fedeli ad un programma anche futuro di controllo da parte dello psicologa, e alla fine praticamente le valutazioni preliminari e l'intervento chirurgico. Grande diciamo, successo la chirurgia bariatrica l'ha ottenuta da quando praticamente questi interventi vengono condotti in laparoscopia, tecnica mini-invasiva che prevede praticamente dei piccoli accessi con degli strumenti di massimo un centimetro che attraversano la parete addominale, che vanno praticamente in una camera aerea che viene creata all'interno dell'addome a permettere di eseguire tutte le manovre che prima una volta richiedevano l'apertura completa dell'addome. Ci sono delle controindicazioni? Sono le controindicazioni degli interventi chirurgici in generale. E per quanto riguarda i pazienti obesi, chiaramente ci debbono essere dei limiti legati all'aspetto che dicevo prima, psicologico, fondamentalmente alla possibilità che queste persone accettino un trattamento così di lunga durata, perché appunto il nostro programma prevede poi anche un controllo negli anni. Certo, quindi i controlli devono essere poi comunque costanti. Il signor Intrieri diceva l'intervento va bene per i primi 5-6 mesi, dopodiché naturalmente spetta anche al paziente, ma tanto lo fanno anche i controlli, quindi come ci diceva lavorate in equipe, quindi ognuno di voi poi continua a seguire il paziente sotto i diversi punti di vista, dottore. Certo, proprio per questo, come dicevo prima, è necessario un team multidisciplinare
che possa seguire il paziente nell'immediatezza del post-intervento chirurgico. Noi garantiamo un controllo fino ai 3 anni, poi insomma dopo i 3 anni si è visto che basta un controllo ogni anno per avere e mantenere soprattutto dei risultati notevoli. L'eccesso cutaneo che naturalmente interessa anche poi questo aspetto, come viene poi gestito? Subentra anche la chirurgia plastica? Sì, diciamo che anche questo aspetto estetico, prettamente estetico, può essere in parte controllato con le abitudini di vita, con farmaci, con degli integratori che attualmente ce ne sono tantissimi, l'azienda farmaceutica hanno puntato molto su questi integratori, ci sono anche le pubblicità sui nostri programmi televisivi nazionali, per cui c'è una grande innovazione, una grande cultura ormai di questo, quindi possono essere ridotti al minimo anche con un'attività fisica che viene fortemente consigliata, questi inestetismi. È chiaro poi che c'è la chirurgia plastica post intervento chirurgico, post bariatrico, per gli inestetismi spesso sono dell'addome e delle braccia. Ecco, e allora stiamo andando verso la fine del nostro tempo a disposizione, ma prima vogliamo ricordare e informare anche i nostri telespettatori delle attività che voi comunque portate avanti al di là delle pareti dell'ospedale, perché è necessario ed è importante anche promuovere il vostro, che è un centro d'eccellenza sicuramente per la vostra regione. Allora, dottore Chiodo, è in programma per il 19 maggio prossimo un momento, un congresso scientifico, dove si svolgerà e quali saranno i contenuti? Ecco, vediamo intanto la locandina. Sì, diciamo, abbiamo voluto così dedicare questo primo step, diciamo, della chirurgia dell'obesità per informare fondamentalmente sia i nostri pazienti, ma soprattutto coloro che hanno quotidianamente rapporti con loro, i medici di base. Abbiamo intenzione col dottor Urso di promuovere questa che sarà il corso di chirurgia veramente basato sulla praticità, infatti il titolo è Obesità e chirurgia, istruzioni per l'uso. Dove praticamente vogliamo fare un primo step, dicevo, in provincia di Cosenza, e poi abbiamo intenzione di spostarci anche nella regione, in prossimità dei grossi ospedali, probabilmente Catanzaro e Reggio. E sono appuntamenti importanti perché danno proprio il modo di approcciare questa patologia e anche a livello di colui che ha quotidianamente contatto con questi pazienti di saper discernere quasi immediatamente quale paziente avviare alla nostra attenzione e quale eventualmente seguire personalmente, come loro sanno già fare. Ecco, allora voi ci siete senz'altro, il vostro centro è di grande aiuto per la nostra regione e quindi un applauso anche alla vostra attività. Ma dottore Urso, in chiusura lanciamo anche un messaggio sulla prevenzione di quello che è l'obesità, perché è sempre meglio prevenire piuttosto che dover poi ricorrere ad interventi del genere. Sì, seguivo prima dai vostri studi in combinazione un intervento di un nutrizionista che parlava dell'obesità nell'età pediatrica, di cui come diceva il dottore Chiodo, la Calabria detiene il primato alternandosi con la Campania, quindi i due paesi più mediterranei hanno però questo triste primato. È chiaro che con una prevenzione si risolvono tanti problemi e si fa sì che sempre un minor numero di bambini e adolescenti obesi diventino adulti obesi. Però è anche vero che anche la nostra presenza qui, e vi ringraziamo per questo, la nostra missione non è solo negli ospedali quanto anche fuori, per far capire che i team multidisciplinari, la chirurgia dell'obesità rappresenta un validissimo mezzo per combattere l'obesità, che questo è il messaggio che noi vogliamo che raggiunga quanto più persone possibili. L'obesità è una malattia che è invalidante, come diceva anche Marco, che non riusciva più ad uscire di casa, è una malattia invalidante dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, ed è una malattia che costa tanti soldi al nostro servizio sanitario, costa in termini di immigrazione, costa in termini di
patologie associate quali diabete e ipertensione. Grazie, grazie veramente ai dottori Carlo Chiodo, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia bariatrica dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Grazie mille, buon lavoro, e buon lavoro anche al dottore Ninni Urso, responsabile dell'unità appunto operativa di chirurgia bariatrica. Grazie ai nostri ospiti e grazie anche a voi che ci avete seguito. Vi ricordo il nostro indirizzo salute@lactv.it, il nostro sito invece per rivedere le nostre puntate è lactv.it. Buon proseguimento con i programmi di LACTV, arrivederci. Vi aspetto con la C Salute ogni mercoledì e venerdì alle 13.30, alle 15 e alle 20. Per le vostre domande, le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti scrivete a salute@lactv.it. Per rivedere le nostre puntate è possibile consultare il sito www.lactv.it. Non mancate!